Bambini, bambine, ciao, sono Kenobit e questo è Bim Bum Bam, la trasmissione su Twitch, la trasmissione su Twitch dedicata ai videogiochi e ai bambini e alle bambine che amano i videogiochi e che li vogliono scoprire insieme a noi. E perché no, ovviamente la puntata è dedicata anche ai genitori, ai nonni, agli zii, a tutti gli adulti che vogliono ancora giocare, perché non c'è niente di male ed è bellissimo. E quindi celebriamo questa voglia di giocare con la nostra sigla. 2, 3. Ragazzi, andiamo, che arriva Bim Bum Ram. I videogame fanno pum, fanno pam. E viva Bim Bum Ram. Viva Bim Bum Ram! Molto bene, allora eccoci qua. Abbiamo come sempre le istruzioni per disegnare Kirby. Fai un cerchio, fagli due occhietti, fagli la bocca, dagli una pitturata di rosa e abbiamo Kirby, il nostro batuffolotto tutto rosa con un potere incredibile. Se vi siete persi le puntate precedenti, cosa fa Kirby? Kirby risucchia i suoi nemici e poi fa e assume il potere dei suoi nemici. Quindi se inghiotte un nemico con la spada, gli viene la spada. Se inghiotte un nemico che fa il fuoco, gli viene il fuoco. Insomma, è un eroe versatile e potentissimo. E quindi adesso noi continuiamo con la sua avventura. Siete pronti? Hop! Ops, ho sbagliato. Così. Hop! Eccoci qua! Eravamo arrivati dopo aver affrontato il cortile dello yogurt, Yogurt Yard, siamo arrivati all'oceano di aranciata. Questo oceano di aranciata mi fa venire così sete che bevo un po' d'acqua. Mi raccomando, bevete sempre tanta acqua perché aiuta sia il cervello sia i videogiochi. Anche perché il cervello aiuta i videogiochi. Quindi, salute! Bene, bene, bene. Allora, livello numero 6. Oceano arancione, o meglio, oceano d'aranciata. E affrontiamo il primo livello. Ah, siamo già in acqua. Sì, sì, guardate, è proprio aranciata secondo me questa. Siamo tipo nella Fanta. Eccoci qua. Ok, è tutto. Allora, vi ricordate che quando siamo in acqua, Kirby non può aspirare i nemici, ma può solo soffiare l'acqua. Allora, abbiamo visto una cosa. Qua c'è la porta bianca, ma io, visto che io posso uscire volando, il mio istinto da videogiocatore mi spinge a cercare i segreti. Metti che c'è qualcosa di nascosto, di bellissimo. No, non c'è. Fa niente. Però andiamo in questa porta qua e vediamo cosa ci aspetta. Un nemico. Il nemico della ruota, ok, vi ricordate? Con una bella sfida. Attenzione. Ma è difficilissimo qua. È molto difficile. Posso scappare? Ricominciamo. Perché? Abbiamo detto una cosa, che quando Kirby è in acqua non può aspirare, perché giustamente gli andrebbe tutta l'acqua in bocca e non va bene. E quindi questo nemico che stiamo affrontando adesso è tosto, è difficile, perché combattiamo su un letto d'acqua, combattiamo come se fossimo su uno stagno, su una pozzanghera, ed è difficile. Vedi? È molto facile che il nemico mi colpisca. E soprattutto non riesco. No, 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 io devo andare via da qua. Secondo me c'è qualcosa di nascosto che posso fare, perché affrontare quel nemico in quel momento è molto difficile. Adesso sto già perdendo una vita. Ho perso una vita. Ok, andiamo avanti piano piano. Aia. Difficilissimo qua.
È difficilissimo qua, Kirby. Ti mangio. Ulice ha una vita. Non possiamo prenderla, uffa. E vabbè. Vediamo se riesco a prenderlo. No. Game over, continuiamo. Ma certo che continuiamo. Diamo un pizzicottino a Kirby che si risveglia. Non vi preoccupate. Ricominciamo. Ricominciamo ovviamente da questo livello 6. Soffiamo. Adesso farò il prudente. Prima sono stato troppo avventato. Questo del resto è un livello difficile e noi dobbiamo affrontarlo con un po' di prudenza. Ecco, visto che con soffiando al punto giusto riesco. Aia. Allora, ce l'abbiamo fatta. Adesso piano piano. Vediamo quale dei due mi dà. Il martello. Bello il martello. Anche se io, a dirla tutta, voglio quello. Voglio questo qua che passa adesso, perché mi dà la palla di fuoco, che è fortissima per fare questo. Yuhu! Ok, vediamo. Vogliamo vedere cosa c'è qua dentro? No, io in realtà vorrei vedere prima cosa c'è più avanti. Dopo quella porta. No, 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 no! Mi ha fatto cadere! Pirati nell'aranciata! Oh, è difficile questo gioco. È molto difficile, Kirby. Del resto siamo arrivati al mondo numero 6, che è l'oceano di aranciata. Oggi però sono scarso, eh. Allora, adesso Fabio, concentrati. Sei più bravo di così. Sono troppo frettoloso oggi. Prendiamo il potere della scintilla. Comunque guardate che bello questo cielo rosa con quel che si riflette sul mare rosa. È bellissimo. Allora qua innanzitutto ci prendiamo il pomodoro. Poi ci andiamo a prendere la vita, che visto che ne ho perse tantissime oggi ci vuole proprio. Ma lì non possiamo andare. E va bene, torniamo di qua. Bene così. Adesso con prudenza proprio, eh. Devo fare tutto con prudenza. E tu cosa fai? Ma io ti do la scossa anche a te. E andiamo. Ma guardate che colori bellissimi che ha questo mondo dell'oceano di aranciata. Del resto, a me già la premessa dell'oceano di aranciata mi fa veramente venire grande voglia di festa. No, attenzione. Ma poi che colori, che bellezza, Kirby. Mi piace proprio tantissimo questo gioco. Perché secondo me i giochi belli come questo ci mettono allegria, ci danno ispirazione. No, 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 torna su, torna su. Va bene, ho perso tutto ma siamo andati avanti. E abbiamo finito questo primo livello. E abbiamo vinto delle vite, questo sì che ci voleva. Quanto è carina questa musichetta, tantissimo. E andiamo. Primo livello fatto. Nuotiamo nell'aranciata e vediamo cosa ci aspetta qua. Ma guardate che belle quelle montagne. Sono stilizzatissime queste montagne. Sono proprio dei triangoli. Però funziona. Allora io adesso vorrei prendere la spada.
il Kirby con la spada, gettonatissimo nei vostri disegni, giustamente, perché è fortissimo. Facciamo... Ah, avete visto? Se fossi stato più furbo, avrei potuto prevedere la caduta della bottiglia e avrei potuto prenderla, ma non sono stato abbastanza previdente. Vieni qua, spada! E andiamo avanti. Allora, una cosa che ogni tanto in alcuni videogiochi possiamo sfruttare è che... mi hai colpito così a distanza? È che a volte i nostri spari vanno oltre le colonne. Cosa che succede esattamente in questo caso. Uè, non spari? Via, via, scappo. No, mi hai preso. Mi hai quasi tolto la spada, ma l'ho recuperata. Vieni qua. Anche tu con la scopa, vieni qua che ti do una spadata. No, non la vuoi, eh? Vabbè, posso capirti. Qua dentro cosa c'è? Un mondo di ghiaccio all'improvviso. Peccato non avere il martello. Ce l'avevamo prima. Vabbè, andiamo. Andiamo avanti. Se vi siete appena connessi, io sono Kenobit e questo è Bim Bum Ram, la trasmissione su Twitch per bambini e bambine che vogliono giocare con i videogiochi o che anche solo si divertono a guardarli, perché a volte i videogiochi sono belli da giocare, ma sono belli anche da giocare in compagnia o da guardare, non lo so, con una sorella, un fratello maggiore, insomma, ci sono tanti modi di godersi i videogiochi e nessuno è sbagliato. Aia! Più andiamo avanti con questa avventura di Kirby, più diventa impegnativa. Adesso io mi prendo il potere della palla di fuoco, così. Yuhu! Palla di fuoco! Mi prendo il tornado, anzi, il tornado è ancora più bello. Guarda che potere il tornado! Yuhu! Molto bene il tornado. Fantastico. Guardate questi girasoli viola però. Via col tornado. Vado con tutto. Non ho paura di niente. Sono Kirby col tornado. Ho perso il tornado. E quindi ho un po' più paura delle cose. Prendiamoci la spada perché così possiamo fare scoppiare questa bomba e entrare qua dentro. Dove saliamo verso di nuovo, due di seguito al primo piano. Ma quanto è bello quel piccolo Kirby sul disco volante che ci regala una vita. Grazie Kirby sul disco volante per la vita. Siamo su un galeone, un veliero, una grossa barca a vela. E io già faccio scoppiare tutte queste cose. Nel dubbio, non si sa mai. Siamo di qua. Sì, siamo proprio su un galeone. Io qua voglio passare di sotto. Il mio istinto da giocatore mi dice di passare da sotto. E il mio istinto da giocatore si è sbagliato, perché da qua non si va da nessuna parte. E a volte la ricerca dei segreti ti fa perdere un po' di tempo, ma la ricerca a volte è essa stessa la sua stessa ricompensa. Cosa ho detto? Dico delle cose strane, ma perché sono concentrato su Kirby. Guardate che delizia questa finestra, da questo oblò della nave, dal quale si vede il mare che brilla sotto la luce del tramonto. Pensate voi che eleganza che ha Kirby. Su, lanciami. L'abbiamo già affrontato lui col martello.
qua. Continua a mancarlo e ciò non va bene. Lanciami questo. Che sciocco che sono. Oggi sono proprio un pollo. Però adesso ce la faccio, eh. Continuo a sbagliare la mira. Perché lui, dopo avermi lanciato quella cosa, salta. Io devo aspettare un attimo e colpirlo così. E poi me lo mangio e prendo il potere del martello, che adesso mi tornerà utile, scommetto. Tu fammi passare. No, antipatico quello lì. Presto, presto passiamo. E da qua posso distruggere la cassa con il martello e andare a vedere cosa c'è qua dietro. E la risposta è niente. C'è qualcosa di speciale? No. Perché mi ha fatto rompere lì? Secondo me un motivo c'è. Guardiamo un attimino, poi magari ci sbagliamo, ma vediamo un pochettino insieme se ci sono dei segreti. Forse si passa di qua. Questa bomba? A parte che... possiamo innanzitutto prendere questa bottiglia che ci dà la salute, che ci serviva perché contro il boss non mi ero comportato esattamente benissimo. Di qua non si va. Allora dobbiamo farcene una ragione. Forse il segreto era giusto andare a prendere quella bottiglia. Andiamo avanti di qua. Martellate, martellate. Guardate che siamo arrivati dove c'è l'albero. L'albero maestro, anche il secondo albero, che tiene le vele della barca. Andremo di qua o forse di là. Di qua. Forse no, dammi il mio martello. Ho perso il martello. Questa è una cosa molto triste. Mi consolerò prendendo il fuoco. Ma non possiamo andare qua. No. Forse c'è un'altra porta. Forse dobbiamo andare di sopra. Ma no, guardate! C'è una porta nella vela! Devo dire che mi piace proprio questo livello della nave. È difficile, ma mi piace. Molto difficile. Però voglio andare sempre più su, fino ad arrivare in cima all'albero maestro, dove c'è una stella warp che dove ci porta? Verso il cielo, verso un cielo arancione bellissimo. E poi su questa piccola isoletta. Cosa vuol dire? Chi lo sa? Qua si entra, no? Piano piano. Le noci di cocco, stiamo attenti che cadono. E andiamo. Quasi. Comunque, se una nave ha un buco nella vela, io ve lo dico, tanta strada non ne fa di solito, Perché se c'è un buco nella vela, come fa il vento a spingere la nave? Ma vabbè, a volte i videogiochi sono un po' fantasiosi, ci piacciono perché sono fantasiosi, non sempre perché sono realistici, anche perché di realismo ce ne abbiamo già abbastanza dappertutto. I videogiochi sono belli anche perché hanno tanta fantasia.
No, vabbè, non è un problema, perché adesso io faccio questo, volo e faccio scoppiare la bomba così. Scendiamo di qui. Muffa, non abbiamo il potere che ci serve. Forse lo posso trovare. Allora, qua posso fare questo. Mi riempio la bocca d'aria e poi faccio e faccio scoppiare la bomba. Qua però non posso scendere. È complicato questo livello. Ok, interessante. Bene così. Non possiamo rompere di qua. Chissà dove possiamo. Cioè, allora, il segreto di questo livello qua, o meglio, il segreto, il trucco di questo livello qua è che ci sono un sacco di punti in cui possiamo fare scoppiare una bomba, ma non abbiamo il potere necessario per farlo. Rientro. Io vorrei far scoppiare questa bomba, ma non posso. E allora vado avanti. Attenzione al cannone. Attenzione al cannone. Passo di sopra, passo di sotto. Attenti alle spine. Attenzione al cannone, giù. Facciamo scoppiare qua. Stiamo attenti a lui. E stiamo attenti anche a lui con la spada. Via, perfetto. Ma qua possiamo andare qua di sopra. Cosa ci aspetta qua? Niente, perché non possiamo raggiungerlo. Ciuff! Vediamo di non andare troppo a fondo. Piano piano andiamo di qua. Attenzione a lui. Mi ha fatto perdere il mio potere preferito, ma fa niente. Di qua non c'è niente. Ho creduto che ci fosse un segreto. Lì c'è la spada. Ci prendiamo la spada, cosa ne dite? Io dico proprio di sì. Mi scusi, vorrei la sua spada, grazie. Chiediamo per favore e grazie. Com'è esploso? Scoppiare di qua. Prendiamoci il suo potere, che è fortissimo, che è quello del raggio a frusta, e andiamo avanti. Come sono carini con l'ombrellino. Ma quanto mi piace tantissimo l'arancione. L'arancione è uno dei miei colori preferiti. Aia. Andiamo in su. Oh, ma qua piovono noci di cocco! Attenzione! Sempre più difficile questo Kirby! Va bene. Devo stare attento alle noci di cocco. Così. Non era facile. Io qua ci passo. Ma me le mangio io quasi quasi le noci di cocco. Sapete cosa vi dico? Eh sì che me la mangio. Non fa niente però. Almeno non mi cade in testa. Qua posso anche passare di sopra. Siamo arrivati alla porta finale? Ebbene sì!
sempre più su. Siamo arrivati a livello 3, non è male. Livello numero 5. Non ci sono dei livellini segreti? In questo qua cosa c'è? Non c'è niente. Livello numero 5 dell'oceano d'arancio. O meglio, dell'oceano d'aranciata. Che bello questo sfondo. Guardate quelle montagne. Anche quelle montagne fatte con così poco, ma così belle. E tu che potere mi dai? Mi dai il potere di diventare freddissimo. Così posso trasformare tutti in ghiacciolini. E all'improvviso siamo di nuovo al calduccio. Stare molto attento perché mi rimangono 2 di vita. E non vorrei... C'è il laser. Il laser, sapete che è il mio preferito. Ho visto la mela, ho detto buona la mela, ma in realtà mi ha fatto male lui. Mi salta in testa, mi dispiace, io faccio il guscio come Sonic. Là. Ha! Peccato. Ma lì c'era qualcosa di bellissimo, no? Andiamo in quest'altra porta. Questi nemici che scoppiano sono veramente cattivissimi. Me ne vado. Sempre più difficile. Abbiamo fatto esplodere una mega bomba. E adesso passiamo di qua. Per un pelo. Devo stare molto attento perché mi rimane solo 1 di vita. Più si va avanti con i videogiochi, più diventano difficili. Ti mangio. Mi prendo il potere del fuoco. E adesso non perdono. No che non perdono. Non si gioca più qui. O meglio, uso il fuoco. Innanzitutto mi prendo questa vita. Poi uso il fuoco per accendere questa miccia. E vado a vedere dove scoppia. Ah, avete visto, la miccia era questa qua, va bene. Siete pronti? Andiamo a fare... Proviamo a vedere dove ci porta questo cannone. No. Riproviamoci. Scusatemi, ho perso. Devo tenermi il mio fuoco. Andiamo di qua. Allora, abbiamo appurato che la miccia parte da qua. E io devo andare. No, per poco. Avete visto? Avete visto? Dai che ce la facciamo adesso. Dai che ce la possiamo fare. Devo solo essere più veloce. Forse perché mi muovo molto più velocemente se non sono volante. Pronti, via. Di corsa. Mi scusi, permesso. No, non vale così. No, non va più. No. Sapete cosa vi dico? Facciamo un salto indietro nel tempo. Ha! Riproviamoci ancora una volta. Vediamo se ci riusciamo. Finché non ci riesco, ci riprovo. Resto. È troppo difficile.
Ultimo tentativo. Non ce l'ho fatta. Vabbè. Arriviamo comunque alla fine del livello. Se giocate a Kirby, voi senza di me provate a riuscire a fare questo numero con il cannone. Accendete la miccia e correte velocissimi. E adesso abbiamo il sesto livello. Sempre nell'oceano di aranciata. Sotto questo cielo, guardate con queste stelline viola. E questa qua che sembra quasi l'aurora boreale. L'aurora boreale sarà la parola del giorno, prima o poi. Ma non oggi, perché adesso ho perso una vita. Difficilotto. Ho il potere della scintilla. Col potere della scintilla, guarda, ce l'abbiamo tutti e due. Cielo uguale, cielo uguale. E così. Ce l'ho uguale, ma sono più furbo io, caro mio. Io quasi quasi. No, mi tengo il potere dell'elettricità. Che bello quel disco volante, ma siamo proprio nello spazio. Difficile, difficile. Attenzione, ho il potere dell'UFO. No, guardate. Quando ho il potere dell'UFO, possiamo volare e attaccare come vogliamo. E ho pure i laser. No, 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 lo rivoglio. Ridammi l'UFO. Fortissimo. Ci prendiamo quel pomodoro che ci dà la vita. Sì, andiamo. Ma fantastico. Che porta scegliamo? Quella di sopra o quella di sotto? Partiamo da quella di sotto. Vediamo. Vediamo se riusciamo ad affrontare questi nemici. Posso. Ah, ok, ne ho sconfitti due. Io me lo tengo stretto questo UFO, è troppo carino. Non vedo l'ora di vederlo nei vostri disegni. Il Kirby sull'UFO mi ricorda un pochettino il nostro amico Opa Opa, ve lo ricordate? Ma questa è una porta e io ci entro. Ma anche questa è una porta dentro un igloo e io ci entro. E siamo arrivati al boss, o meglio. Aia. Ricordate che qua i boss non scherzano per niente. Sempre, sapete perché è difficile questo boss? Anche perché siamo sul ghiaccio. Vedete che Kirby si impegna, ma scivola. Scivola, scivola, scivola. Piano piano, adesso ci mettiamo qua con calma. Mangiamo tutti i nemici. E piano piano ce la facciamo. Accidenti! Come sono difficili questi boss, piano piano che giochiamo.
Ho una so. Riproviamoci. Affrontiamo il boss. Dobbiamo mangiare tutti i nemici. Mi abbasso. Vieni qua. Ti mangio. Bene così. Mangio anche te. Com'è difficile questo combattimento sul ghiaccio. Ma adesso ce la faremo. Ah, se ce la faremo. Ci siamo quasi. Lancia l'ascia e io però salto qua all'arrembaggio. Lui lancia la forchetta, ma io mangio anche lui. E si apre la porta verso l'ultimo livello di questo oceano. Dai, due non è male. Si apre l'ultima porta dell'oceano di aranciata. E abbiamo l'ultimo boss da affrontare. Prendi la spada. Ci ha dato la spada, attenzione. È un duello. È un duello a colpi di spada. Wow, con questa luna. Un duello al chiar di luna. Attenzione, un duello difficilissimo. Vieni qua. Ho solo due tacche di vita, mi devo impegnare moltissimo. Devo essere un po' prudente. Sto giocando un po' sulla difensiva. Dai, che ce la possiamo fare. Ultima attacca. Ce l'abbiamo fatta. Guardate, si toglie la maschera, indossa il mantello e scappa perché ha paura del nostro Kirby. Il nostro Kirby è fortissimo. E quindi sotto questo chiar di luna andiamo al Rainbow Resort, che è come dire il villaggio dell'arcobaleno. Che bello. Ma però al villaggio dell'arcobaleno, bambini bambine, direi che ci andremo domani, perché oggi è solo mercoledì. Abbiamo ancora un sacco di giorni per giocare a questa avventura di Kirby, che mi sta piacendo non tanto, tantissimo. Quindi andiamo avanti. È il momento di salutare il nostro Kirby. Salutate Kirby. Ciao Kirby. Anzi no, scusate. Ciao Kirby, eccolo qua. Guardate che carino. Bene, Kirby, amico Kirby, ci vediamo domani sempre alle 2 e continuiamo la tua avventura. Ma nel frattempo è il momento di dire, sì, è il momento di dire che personaggio. E vi avviso che il personaggio di oggi è un personaggio che non vi aspettate, quindi diciamolo tutti insieme. Che personaggio! Oh, il personaggio che oggi ci fa dire che personaggio è una macchina, ma una macchina bellissima, è una Ferrari testa rossa. Pensate un po', scusatemi, mi sto aggrovigliando nei cavi. Tiro fuori il controller giusto, eccoci qua. Oh, pronti via. Allora, il personaggio di oggi è, a seconda dei punti di vista,
può essere o questa macchina, questa Ferrari testa rossa, decappottabile, bellissima, oppure una coppia, sono un ragazzo e una ragazza che si vogliono bene e in un giorno di sole decidono andiamo a fare una gita, scappiamo insieme. Quindi la coppia bellissima di Outrun che non ha nome, è la coppia di Outrun, è una coppia che possiamo essere noi, potete essere voi quando abbiamo voglia di prendere e andare a farci una gita, oppure anche solo di fantasticare, di andare via, di andare lontani, di fuggire. È una cosa romantica, una coppia che si vuole bene e che va via verso l'orizzonte in una giornata di sole. Non vi sembra bellissimo? A me sì, e quindi Outrun è il gioco di che personaggio di oggi. E adesso lo andiamo a vedere, guardate che è bellissimo, vi avviso. Guardate qua, bam, una mega Ferrari testa rossa. Tra l'altro, se voi guardate, Outrun è un gioco che a me piace così tanto che ce l'ho qua, quella è la mia Ferrari. E quindi, se mi confermate che l'audio è corretto, possiamo cominciare con questa partita da Outrun. Che allora, io mi immedesimo veramente nella coppia perché è bello, appena arriva l'estate possiamo fare questi viaggi, queste gite, non vedo l'ora. Quindi, ta-dan! Guardate qua, possiamo scegliere la musica, confermatemi che la musica sia, cioè che l'audio sia corretto. E pronti via, acceleriamo! Brum! Ma le vedete queste palme? Scusatemi. Guardate quanto. Prima di intraprendere questo lungo viaggio, dobbiamo in Bim Bum Rama, a noi piace anche imparare delle cose. E io vedendo queste palme mi viene da dire che c'è la nostra parola del giorno! Parola del giorno di oggi, in realtà più che una parola è un nome, il nome di un luogo, e questo luogo è la California. La California, guardate, la parola, il nome del giorno di oggi è California. California. Cos'è la California? Se ne parla molto spesso. La California è un paese degli Stati Uniti d'America nella costa occidentale, quindi la costa a ovest. Voi sapete che c'è nord, sud, ovest e est, a seconda di come mi state guardando, dovrebbe essere giusto. La California è sulla costa ovest degli Stati Uniti d'America ed è, pensate, di tutti gli Stati Uniti, è lo stato più popoloso, quindi vuol dire che ha più abitanti. È anche conosciuto come The Golden State, ossia lo stato dell'oro. Sapete perché? Perché verso la metà del 1800 ci fu una corsa all'oro, ossia era stato trovato una miniera con un filone d'oro e quindi tantissimi cercatori d'oro, tipo Zio Paperone, andarono alla ricerca dell'oro in California. La California, come vedete, è un posto molto bello a livello geografico, ha tante palme, proprio come qua, come stiamo vedendo in Outrun, ma anche dei parchi bellissimi, dei parchi naturali come il parco dello Yosemite, e ha anche una città come Los Angeles, una delle città più famose del mondo, dove c'è Hollywood, che è un po' la patria del cinema. Quindi la parola, anzi il nome del giorno di oggi è California, e adesso continuiamo a sognare un po' di California con Outrun. Quindi grazie alla parola del giorno e possiamo tornare a giocare ad Outrun, perché io non vedo l'ora. Via! Ta-dan! Ok,
confermatemi che l'audio sia a un livello giusto, perché qua la musica è troppo importante. Abbasso un filino l'audio di gioco, scusatemi, lo abbasso più di un attimo, di un pelo, ma andiamo. Guardate che bello come sono insieme. Ops, ho fatto un incidente. Non è successo niente. Andiamo. Allora, ci sono un po' di bivi in Outrun. Il bivio è quando puoi andare da una parte o dall'altra, in questo caso a sinistra o a destra. Io in questo caso ho deciso di andare a sinistra. Banana. No, via via dall'erba, via dall'erba, che è pericoloso. Guardate che viaggio in mezzo a queste colonne, questi campi fioriti, coltivati, le colline, le macchine, il vento tra i capelli. È un gioco bellissimo, Outrun, gli voglio troppo bene. E questi due, questo ragazzo e questa ragazza, sono una bellissima coppia e si meritano tantissimo il titolo di Che personaggio di oggi. Altro che se lo meritano. Attenzione. Sto rallentando, vedete, perché quando ogni tanto c'è da rallentare non faccio in tempo. Forse sì, mi rimangono 2 secondi. Riproviamo da capo, va bene, guardate qua, vedete il percorso che ti fa. Siamo andati sempre a sinistra, adesso proviamo ad andare sempre a destra. Abi, finché non faccio una partita bella non firmo con il mio nome giusto. Cambiamo musica, mettiamo questa e cominciamo. Adesso non si sbaglia niente. Piano piano, anzi, che piano piano? Una volta tanto, invece che chi va piano va sano e va lontano, chi va velocissimo va lontano e va felicissimo in questo contesto. Sentite che musica allegra, guardate che nuvolone bianco su un cielo azzurro con le palme, la riva del mare, i windsurf. È tutto bellissimo. E pensate che questo gioco è, anche se è un gioco che... Ah, sono andato di nuovo a sinistra, va bene. Anche se è un gioco che ci fa viaggiare in tutto il mondo, inclusa la California, è un gioco che è nato in Giappone, pensate. Piano. Questa è una delle mie canzoni dei videogiochi preferite. Ma anche Outrun è uno dei miei videogiochi preferiti, perché quanto ho sognato di essere su questa macchina, su questa Ferrari testa rossa, non tanto perché è una Ferrari, anche se la Ferrari fa sempre la sua figura, ma perché è un gioco bellissimo. Aiuto, piano piano. Permesso, signor camion. E adesso andiamo ancora a sinistra, va bene, andiamo sempre a sinistra. E siamo nel deserto. Siamo nel deserto del Sahara.
Cioè, va addirittura la sabbia sulla strada, pensate. Aiuto, non capisco dove devo andare con tutta questa sabbia. Aiuto, sono un po' confuso. Dove vado? Dove vado? Vado dritto? Vado a sinistra? Va bene. Sta girando la strada? Va bene lo stesso. C'è una grossa curva a destra? Va bene. Beh, del resto nei viaggi, ogni viaggio promette grandi soddisfazioni, ma ogni viaggio va affrontato con attenzione perché può avere delle insidie e dei pericoli, come per esempio una strada nel deserto con la sabbia per terra. Siamo quasi arrivati, ma è scaduto il tempo. Però ne abbiamo fatta di strada oggi. Eravamo arrivati oltre la metà del percorso. Niente male. Quindi scriviamo il mio nome, che è F B, un po' complesso da scrivere, F B I. Io mi chiamo Fabio, ma anche Kenobite. Questo che avete appena visto è Bim Bum Ram, la trasmissione di videogiochi dedicata ai bambini e alle bambine. E quindi abbiamo giocato a Kirby, abbiamo giocato ad Outrun dicendo che personaggio, e adesso è il momento che io preferisco, ossia, sapete quale? Quello della vostra videogiocarte! Oh, allora, oggi voglio ringraziare Martino, che mi ha mandato tantissimi disegni colorati, e questo è il mio preferito perché è il più estroso, con tutti i colori folli. È bellissimo, mi piace tantissimo questo Mario un po' arlecchino multicolore che hai colorato dai disegni da colorare che ci ha fatto Michael di Michael e Mirko, e che trovate insieme a tanti altri disegni e ad attività qua sotto, se siete su YouTube, sul link che trovate qua sotto, oppure se siete su Twitch in diretta in questo momento, taran, c'è il collegamento al nostro Google Drive in chat. Grazie, grazie Martino. E guardate, questo è sempre Martino che ha colorato la pixel art di Mario, ma benissimo. E in particolare guardate questo Sonic. Questo Sonic è venuto meravigliosamente bene, hai colorato in maniera molto creativa, trascendendo, che vuol dire superando i limiti della pixel art, veramente bellissimo, mi piace molto. E poi abbiamo Lorenzo che continua a sbizzarrirsi con Paint 3D. Io vi invito, potete mandare dei disegni a matita, ma potete anche usare Paint, Paint 3D, qualsiasi cosa, qualsiasi manifestazione della vostra arte qua è ben accetta. E guardate che bello, Lorenzo Picca scrive Frogger con le macchine fantastiche, bellissimo Lorenzo. Abbiamo anche Federico che continua con la sua ottima abitudine di disegnare i boss dei videogiochi che affrontiamo, e questo è il boss difficilissimo che abbiamo affrontato ieri con Kirby. Vi ricordate il boss che scavava in quel livello verde? Bellissimo, grazie Federico, mi piace moltissimo. E abbiamo Amy e la sua mamma che hanno fatto con il Lego o con il Duplo, non so, con i mattoncini, insomma, hanno fatto un Super Mario. Che bello! Grazie, grazie Amy, e grazie, grazie mamma di Amy. Quindi, per oggi è tutto. Non vedo l'ora di continuare domani con la nostra avventura di Kirby e con un altro personaggio. E per il momento vi ricordo che potete scrivere a kenobisboch@gmail.com mandandoci i vostri disegni, le vostre letterine, le vostre foto, le vostre opere, qualunque cosa. Non vediamo l'ora di riceverli e di pubblicarli. E quindi vi ringrazio, vi saluto, ed è il momento della nostra sigla. Via così, ci vediamo domani alle 14. Ragazzi, andiamo.
cattiva timora. I videogame fanno pum, fanno pam, e viva bimbura. Con bimbura Super Mario salta e va, Sonic si appallottola e poi Pac-Man sai che fa, regna la felicità. Con bimbura, con bimbura, viva bimbura!